Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Terminator Resistance. Ok ragazzi, allora nell'episodio precedente ci hanno teso un'imboscata perché dovevamo distruggere questo mega reattore, ok? E purtroppo, visto che in un futuro sono riusciti a costruire questa macchina del tempo, hanno mandato indietro un altro Terminator che ha avvertito che noi avremmo fatto questa irruzione. Ok, però nel frattempo, grazie a questo individuo estraneo, siamo riusciti a capire dov'è che è posizionato questo reattore attualmente. Ok, adesso andiamo a parlare con Baron, vediamo un po' cosa succede, ragazzi. Ok, dunque. L'estraneo ci aveva detto di mandare via tutti dal bunker per il semplice fatto che erano in pericolo. Noi siamo riusciti a mandar via. Ecco, noi siamo riusciti a mandar via precedentemente la dottoressa che abbiamo incontrato all'inizio della nostra avventura, la ragazza e il bambinetto. È rimasto il signor anziano per il semplice fatto che mi dispiaceva che l'avrebbero cacciato via in caso che non avesse finito di sistemare l'autoveicolo. Quindi molto probabilmente. Non so cosa potrebbe succedere, però in qualsiasi caso ho agito secondo il mio criterio. Magari avrò sbagliato, magari no. Ok, dove sono finiti tutti? Chi lo sa? Trallallero, trallallà. Allora, arma carica e vediamo un po'. Ah, sono proprio morti malamente, anche il cagnolone. Vediamo un po' il cagnolino. Sperando che non ci sia rimasto anche lui. Qua è successa un'irruzione, mi sa. È successa un'irruzione. Proprio tutti. Cavolaccio. Conseguenze. Scopri cosa è successo. È successo un guaio qua. È successo un guaio. Comunque, quello che mi stava a cuore, ragazzi, era di salvare la ragazza e il bambino. Quello sicuramente. Sono passate solo 4 ore da quando le squadre Alfa e Bravo sono partite. Possiamo solo sederci e aspettare che arrivino notizie via radio. Continuo a chiedere ai ragazzi di andare fuori a controllare, ma dicono che è tutto tranquillo. Dobbiamo solo aspettare e questo mi uccide. Il rifugio non è mai stato così calmo. Nemmeno a farlo apposta, i cani hanno iniziato a ululare come se qualcosa li avesse morsi al culo. Fantastico. Ok. Beh, qua c'è un po' di roba da raccattare. Parti elettriche, ok. Abbiamo fatto bene, ragazzi, a tenerci nell'inventario il mega lanciarazzi che abbiamo dovuto utilizzare nell'episodio precedente. È stata una bella missioncina, ragazzi. Eccolo qua, cavolaccio. Lo sapevo, vabbè, dovevo mandarlo via, farlo cacciare, però mi sarebbe dispiaciuto anche quella opzione lì. Va bene. Qua niente, qua niente, qua niente. Ho messo fuori il fuoco tutto il bunker, eh? Vediamo se riusciamo a beccare Baron. Vedere un po' cosa qui ci dice. Ho fatto un macello, infatti. Qua c'era il tipo che saldava. Sarà questo qua, poverino. Ok, bene, bene. Anzi, male, male. E non c'è. Sul campo di battaglia non vedo neanche un Terminator fatto fuori. Proprio è stata un'imboscata proprio brutale, diciamo così, non hanno neanche fatto tempo a reagire. Qua c'era l'altro cosino, qua, l'altra stanzetta. Commander! Rivers, you're alive! What happened here? An infiltrator got in. Brought lots of friends with him. We didn't stand a chance. Since they didn't go offline, I assume we did not destroy Skynet's central core either. No.
No, we didn't. It was an ambush. They moved it before we got there. So this is it? We lost? We lost this goddamn war? Not yet. What do you mean? I got the Central Core's real coordinates. You have? I've gotta learn not to doubt you anymore, Rivers. We need to call Connor. He may still be able to stop Skynet. Forget it. I couldn't get him on the radio for hours. You need to find him. You need to give him those coordinates. First, let's get you out of here. No. You don't have time for this. You have to leave me here. I can't. You're not gonna disobey my final order, are you? Before you leave, I've got a confession to make. There's a reason I wasn't so keen on you from the beginning. Remember that list of people Skynet marked for termination? I lied. I told you that you were number three. The truth is, you're number two, just behind Connor. You took my spot, and for the life of me, I couldn't understand why. But now I know. They're coming. You need to leave, now. Use a vent in the command room to sneak past them, and then find Connor, and give him those coordinates. Don't worry about me. If they come here, I'll just reason with them. I still have a couple magazines full of arguments. Now go! Good luck, Jacob. Cazzarola, che sfiga, ragazzi, che sfiga. Non me l'aspettavo, dopo tutto quello che abbiamo fatto. Non me l'aspettavo proprio. Allora, vediamo un attimino la mappa, vediamo dove dobbiamo andare. Dritto, destra e sinistra. Allora, raccattiamo il Todos. Sento camminare. Arma carica, ragazzi, mi raccomando. Eccolo là, l'altro. Ok. Meno male che abbiamo sto fucilazzo, ragazzi, ma meno male, perché sennò qua non ne saremmo usciti vivi. Ok, prendiamo il Todos, qua a fuoco tutto. Allora passiamo di qua. Allora, speriamo che a Connor non gli sia successo niente. Ok. Qua ce n'è uno. Venghi, venghi fuori. Venghi fuori, non faccia il timido, venghi. Ok, andiamo avanti, proseguiamo, ragazzi. C'è un altro. Ottimo così. Prendiamo il Todos. Apri, apri. Questo è un po' più incazzoso degli altri. Guarda via i chap, te è la tua bombetta. Ottimo così. Cerca, raccatta, mitragliatrice, no.
Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Qua fugati tutti, niente da raccattare, ottimo. Ok, lì c'è il condotto e noi ci andiamo a insinuare lì dentro, in questo pertugio. Ok, questo pertugio l'avevamo già visto all'inizio della nostra avventura. Ok, accendiamo magari la torcia, così vediamo un po' meglio. Oh, anche l'altro doctor è andato. Cavolaccio. Che massacro che hanno fatto. Ok, qua eravamo già venuti, bene. Bene, fuori usciamo ragazzi, fuori usciamo. Anche con il nostro comandante ci ha lasciato le penne, perché in qualsiasi caso non era proprio messo bene ragazzi. Quindi mi sa che non si è salvato proprio nessuno qua. Missione giornata a conseguenza, va bene. Allora noi dobbiamo andare esattamente là. Via, via, fugare, fugare. Raggiungi i fronti, va bene. Yes. The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life, and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Corps' true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Missione completata, conseguenze. Ok, risorse scambio più 500. Qualcuno mi riceve? This is Sergeant Jacob Rivers, DN 46890. Anyone out there? Niente, non ci riceve nessuno. Va bene, ma questo lo vedremo nel futuro episodio. Vediamo un po' innanzitutto la mappa, ragazzi. Noi siamo esattamente qua, dobbiamo andare esattamente qua, l'ignoto. Ok, quindi sarà un bel po' da andare a perlustrare la zona. Qua abbiamo un punticino che poi lo andremo a inserire e vedremo un po' dove andarlo a inserire. In armi, esplosivi, vediamo un po'. In costruzioni. Io andrei in armi, ragazzi, perché in qualsiasi caso qua abbiamo riempito tutto. Andrei in armi, che è l'ultimo. E poi ci manca un esplosivo e tre di costruzione. Va bene, va bene. Amici, vi direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. A caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il seguito. Ci vediamo col prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.